veramente. Allora, io parlo anche a, per quanto sta succedendo a Modena, Perotta e l'Alcaruno, che nonostante l'arresto di Aldo Milani, la lotta là non si è fermata. Non si è fermata, però neanche la repressione si è fermata, nel senso che la procura ha annunciato di aver aperto 10 fascicoli di indagine per altrettanti scioperi, manifestazioni e azioni che sono state fatte là fuori al Caruno. Fra altre cose, la grande manifestazione che abbiamo fatto tutti e tutti assieme successivamente all'arresto di Aldo, quando siamo andati a Modena, non ci volevano far entrare in piazza e nonostante il divieto del centro, il corteo è riuscito ad occupare il centro e c'è stata l'occupazione di binari della stazione. Ecco, a Modena sta succedendo che adesso la procura ha messo il mirino, ha messo la lente di ingrandimento su questi episodi e prova a colpire i lavoratori e prova e continua a colpire il sindacato. Il segnale che ci viene lanciato è netto, cioè là la lotta per loro si deve fermare e si deve fermare alzando il livello repressivo. Sicuramente qua siamo di fronte a un attacco forte perché la lotta va avanti da 7-8 mesi, nonostante l'arresto di Aldo sia avanti, ma nonostante questo continua a esserci un attacco nei nostri confronti. In questo momento sicuramente non è facile, cioè io sono anche sincero perché è inutile dire sempre che andiamo, facciamo, buttiamo giù tutto, è un momento non facile, dove c'è il bisogno anche che ci sia sostegno e solidarietà da parte di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici del Sicomas e di tutti quelli che hanno dato sostegno e vogliono continuare a dare sostegno a quella lotta, che comunque è diventata centrale per una serie di motivi. Uno, perché là hanno provato a distruggere il sindacato, hanno provato a distruggere la forma di organizzazione che si danno ai lavoratori, in uno scenario in cui non si parlava di logistica, ma si sta parlando di un settore come la macellazione carni, che era un settore nuovo, dove comunque come sindacato non siamo presenti, ed è proprio lì che hanno provato a mettere un muro, hanno detto: Sicomas, fermati alla logistica, rimani dentro questo recinto, non ti muovere là, accontentati di quello che hai avuto fino adesso. Ma non possiamo fermarci, accontentarci di quello che abbiamo, perché se ci fermiamo fanno come i pesci nello stagno, ci chiudono lo stagno, ci tolgono l'acqua e moriamo tutti, cioè si torna a condizioni di lavoro come erano 10 o 15 anni fa. Questo vogliono tornare a fare, voglio dire fermi là, non vogliono che altri lavoratori e tanti altri precari e disoccupati si avvicinino anche a un movimento di lotta, di emancipazione e di rivendicazione di condizioni di vita migliori, in un momento in cui la crisi è ancora morde, in cui le condizioni di vita sono pesanti, in cui si diceva bene anche prima che lo diceva, siamo qua nel primo maggio quando la parola d'ordine di tanti anni fa era 8 ore per tutti, qua siamo a livelli per cui lavori 10, 12, 14 ore al giorno e qualcuno lavora a zero, qualcuno lavora al nero, qualcuno lavora 12 ore ma ne vengono pagate 6, in cui non c'è una ridistribuzione di ricchezza e c'è invece situazione in cui il lavoro diventa scarso ma in maniera, come dire, per aumentare la povertà, non per migliorare le condizioni di vita o ridistribuire la ricchezza e dare libertà e migliorare le condizioni di vita alle persone. Siamo in questa situazione qua. Io credo che quello che stiamo facendo all'Arcare è di andare avanti stringendo i denti, facendolo con mille difficoltà di attacchi della procura e anche con tutte le difficoltà che abbiamo come sindacato, però credo che le possibilità di andare avanti ci sono, le possibilità di portare avanti quella lotta che è diventata centrale e paradigmatica come è stata per tante lotte, come la lotta all'Ikea di Piacenza, come la lotta alla Granarolo, piuttosto che la lotta a Pioltella all'Esselunga, sono tutte battaglie che diventano centrali per rilanciare avanti il movimento e riuscire a fare dei passi avanti tutti insieme. Io credo che dobbiamo farlo, ognuno ci deve mettere il suo e se c'è lo sciopero generale, lavorare per costruirlo, per farlo uscire e per far sì che sia uno sciopero forte, coeso e sempre più espanso laddove vogliamo colpire, laddove c'è la necessità di essere centrali, visibili e con forza.